Ciao, mi chiamo Enrico e ho avuto il cancro al colon. Oggi sfateremo i 10 miti della chemio. Mito numero 1. La chemio è la chemio. La chemio uccide le cellule cancerogene e va ad interrompere la loro riproduzione, la loro divisione. Non è vero che la chemio è la chemio, infatti ci sono più di 100 diversi chemioterapici. A volte ne viene somministrato uno solo, ma più spesso ne viene somministrata una combinazione per aumentarne l'efficacia. I chemioterapici si dividono in varie categorie e quelli che vengono somministrati ad uno specifico paziente dipendono dal tipo di tumore, dalla localizzazione del tumore, dal fatto se il tumore sia già metastatico o meno, dalle caratteristiche istologiche del tumore e dalle condizioni del paziente. Mito numero 1, sfatato. Mito numero 2. La chemio agisce solo sulle cellule tumorali. Le cellule del nostro corpo si riproducono dividendosi. In un tumore questa riproduzione e divisione va fuori controllo. La chemioterapia agisce interrompendo la divisione cellulare, dunque principalmente sulle cellule tumorali. Ci sono però nel nostro corpo delle cellule buone che si riproducono altrettanto velocemente, come quelle della pelle, dei capelli, dell'intestino, del sangue, del midollo. Purtroppo la chemioterapia non è in grado di distinguere fra cellule buone e cellule cattive che si riproducono velocemente. E dunque questa è la causa degli effetti collaterali. Mito numero 2, sfatato. Mito numero 3. La somministrazione della chemioterapia è dolorosa. A dire la verità, di per sé la somministrazione della chemio non è dolorosa. A dipendenza del tipo di chemio e verso la fine della somministrazione ci si può sentire già molto stanchi e possono insorgere i primi effetti collaterali. Mito numero 3. Sfatato. Mito numero 4. Tutti i pazienti con lo stesso tipo di tumore ricevono la stessa chemio. I chemioterapici che vengono somministrati dipendono da molti fattori, in primis dal tipo di tumore, ma anche dalla sua localizzazione, dal fatto se il tumore abbia già prodotto o meno delle metastasi, dalle caratteristiche istologiche del tumore e non da ultimo dall'età e dalle condizioni fisiche del paziente. Mito numero 4, sfatato. Mito numero 5. La dose dei chemioterapici è fissa. L'oncologo deve sempre cercare di somministrare la dose adatta ad ogni singolo paziente. Una dose troppo bassa potrebbe non risultare efficace, mentre una dose troppo alta potrebbe risultare troppo tossica e non essere tollerata dal paziente. La dose dunque dipende dalle condizioni del paziente e può essere anche variata durante i cicli di chemioterapia, se le condizioni del paziente dovessero cambiare. Mito numero 5, sfatato. Mito numero 6. Saltare un ciclo di chemio è pericoloso. Certo, sarebbe meglio fare una chemio dopo l'altra seguendo il piano terapeutico. Capita però a tutti di dover posticipare un ciclo. Questo può essere causato da un indebolimento delle difese immunitarie o da un deterioramento della condizione fisica. Sappiate che è normale, capita a tutti. Rinviare di 2 settimane non andrà di certo ad intaccare l'efficacia della vostra terapia. Anzi, approfittate di questo periodo per rimettervi in forma e godervi dei bei momenti. Se avete dei dubbi o siete preoccupati, parlatene con il vostro oncologo. Mito numero 6, sfatato. Mito numero 7. La chemioterapia viene somministrata solo per via endovenosa. Nonostante la somministrazione endovenosa sia probabilmente il metodo più comune, alcuni chemioterapici possono anche essere assunti oralmente in forma di pillole. Quest'ultima opzione sembra essere la più facile, la più attraente, ma uno, non è detto che il farmaco di cui voi avete bisogno sia disponibile in forma orale, e due, non è detto che l'assunzione orale sia quella che dia meno effetti collaterali o che sia più facile da prendere. Mito numero 7, sfatato. Mito numero 8. Tutti i chemioterapici hanno gli stessi effetti collaterali. Come abbiamo visto prima, i chemioterapici non sono in grado di distinguere fra le cellule buone e quelle tumorali, ma vanno ad intaccare quelle che si riproducono velocemente, che si differenziano velocemente. L'effetto su queste cellule però dipende dal tipo di chemioterapico, dalla dose dello stesso e da quante volte viene somministrato. C'è infatti un effetto tossico cumulativo, dunque un effetto collaterale che non si presenta all'inizio può presentarsi dopo alcune sedute. La chemioterapia è sicuramente debilitante, ma gli effetti dipendono dal tipo di farmaco e da come ognuno di noi reagisce. Durante la mia terapia sentivo di molti pazienti che si appellavano alla loro forza di volontà che gli aveva permesso di continuare a lavorare e ad avere una vita pseudo normale. Io però non riuscivo a far niente se non vegetare sul divano.
e in alcuni momenti mi sentivo quasi in colpa. Il messaggio che voglio dare a chi sta facendo la chemio ora è che se ce la fate a fare qualcosa, fatelo, perché più fate meglio è. Se invece state veramente male e non ce la fate ad alzare nemmeno un dito, è normale, non preoccupatevi e non sentitevi in colpa. Quello che conta è tapparsi il naso, riposarsi e mettersi in forma per il prossimo ciclo. Mito numero 8, sfatato. Mito numero 9, la chemio fa perdere i capelli. La perdita dei capelli è nell'immaginario collettivo l'effetto più comune, più visibile della chemioterapia. Nonostante questo però, non tutti i chemioterapici fanno perdere i capelli. Nel caso del tumore al seno è vero che la chemioterapia fa perdere i capelli probabilmente già alla prima seduta. Altri tipi di chemio per altri tipi di tumore però non hanno questo effetto. Prendiamo il mio caso di tumore al colon. La mia prima chemioterapia era il FOLFOXIRI e conteneva un componente chiamato irinoteca. Nel mio caso ha provocato un indebolimento dei capelli e li ha fatti un po' diradare, senza che questo però fosse evidente. So di altri pazienti che hanno fatto la stessa mia chemio che invece hanno perso i capelli. Nei miei secondi cicli di chemio invece ho rimosso l'irinoteca e i capelli non ne hanno risentito. Se siete curiosi e volete andare a vedere quali sono stati gli effetti collaterali della mia chemioterapia, vi metto il link qui sopra, di qua o di là. Mito numero 9, sfatato. Mito numero 10, la chemio fa vomitare. Beh, sul fatto che faccia vomitare e che faccia schifo farla siamo tutti d'accordo. Il vomito come effetto collaterale però non necessariamente si presenta in tutti i pazienti. Ancora una volta dipende dal tipo di chemioterapico, dalla dose e dal paziente stesso. Nel mio caso per esempio ho sempre avuto nausea ma non ho mai vomitato. Mito numero 10, sfatato. Spero questo video sia stato utile a voi che non avete mai fatto la chemio e che magari avete scoperto qualcosa di nuovo, ma soprattutto che sia utile a voi che state per iniziare. Vi faccio un grosso in bocca al lupo. Non sarà di certo una passeggiata, ma tenete duro, perché prima o poi passerà. Se volete aiutarmi a diffondere la consapevolezza sul cancro, iscrivetevi al mio canale. Io intanto vi saluto con rock and roll.